Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come. Dopo pochi giorni dal suo ingresso nello spiato appartamento di Cinecittà, sui social, è stato ribattezzato Mentadent per il suo sorriso fin troppo candido. Decisamente meno lo sarebbe il suo linguaggio, che già è stato molte volte oggetto di indignazione. Provvedimento per Alessio Falsone al Grande Fratello 2023. Fino a questo momento Alfonso Signorini e gli autori non hanno quasi mai ripreso i concorrenti. Anni fa il linguaggio di Alessio Falsone avrebbe portato non solo a un provvedimento disciplinare, ma anche a una squalifica. Pure stavolta ci passeranno sopra? Al Grande Fratello 2023 parolacce e presunte bestemmie. Grande Fratello, scoppia il caso, provvedimento serio, fuori. Sin dall'inizio del suo fresco percorso nella dimora capitolina Alessio Falsone si è reso protagonista di più scivoloni e una o due volte qualcuno giura di averlo sentito anche bestemmiare. Quel che è stato, ma oggi gli autori del Grande Fratello 2023 potranno ancora ignorare quanto accaduto? Stando gli utenti del web sarebbe proprio inaccettabile. Almeno un provvedimento disciplinare se lo meriterebbe al 100%. Anche perché, nella scorsa puntata, il conduttore lo ha ripreso per aver minacciato Federico Massaro. Una che è così e così allora non mi deve rompere il cao, sei una mangla, l'ennesima frase detta, ore fa, dal 31enne mentre parlava in giardino con Greta Rossetti e Sergio Dottavi. Usa termini terrificanti ed Alfonso in passato per molto meno ha optato per la squalifica, devono punirlo, fuori e subito. Soggetto pessimo, volgare e anche ignorante visti i termini che usa con tanta leggerezza, che schifo, però lui è in ship con Anita Olivieri e quindi vedrete che lo grazieranno ancora. Scrivono indignati degli utenti su X.